Ciao cipollotti e benvenuti in un nuovo video. Oggi è il giorno di Halloween e io sono qui per farvi vedere come preparare, secondo me, la serata perfetta. No, non è vero, in realtà questa è un po' una serata se siete sfigati e non avete una festa a cui andare e allora dovete ripiegare in qualche modo. Ecco qui cosa fare. Prima di tutto prepareremo una torta, ma non una torta qualunque, ma una torta molto molto schifosa. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una torta al cioccolato e io ovviamente ho comprato un preparato già pronto perché non sono in grado di fare le torte e sono stata anche capace di sbagliare la ricetta della torta già pronta. Che cosa dovete fare? Prima di tutto vi dovete procurare una cosa già pronta. Io non lo sapevo e nella mia c'era anche del cioccolato da sciogliere, sono rimasta abbastanza perplessa quando l'ho visto. Quindi aggiungete tutti gli ingredienti, mescolate bene. In questo caso io ho sbagliato perché ho messo il burro freddo, in realtà lo dovevo sciogliere insieme al cioccolato. Gran cavolata, però insomma poi sono riuscita a rimediare in qualche modo. E basta, una volta pronto il composto lo versate dentro una teglia e basta, lo mettete in forno. Mentre la nostra torta è in forno è arrivato il momento della zucca. Ebbene sì signori, oggi intaglieremo una zucca. Non so come andrà a finire questa cosa. Allora, questa è la nostra zucca. La prima cosa che dobbiamo fare è un po' pulirla, perché effettivamente è un po' sporchina. E poi ci dobbiamo procurare un coltello molto 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 affilato, che sia anche resistente. Questo è il migliore che io abbia, quindi spero funzioni. Ok, mi sono procurata un pannetto e vado a pulire la zucca, perché tipo qua dietro ha dei segni neri, non so che cavolo siano. Ah, ci tengo a precisare che ho imparato a fare questa cosa dell'intaglio delle zucche grazie a un video di Prismatic 310 che vi linko ovviamente qui sotto perché tutti i segreti me li ha insegnati lei. Bene, quindi zucca lavata e adesso è arrivato il momento di tagliarla. Allora, io taglio di solito da sopra, ci sono anche quelli che lo fanno dietro e vabbè, mi trovo meglio così. Quindi vado a creare un foro proprio qui sopra, in modo da poter togliere tutto la roba che c'è dentro la zucca. Ah! Oh! Beh, forse è il caso che mi procuri un piatto. Ok, su questo piatto andrò a mettere tutto questo schifo. Poi vado a prendere un cucchiaio e inizio a scavare, a togliere tutta questa roba. Sarebbe un cucchiaio con davanti un coltello, un cucchiatello. Magari non fatelo così. Questa roba richiederà un sacco di tempo, me lo sento. Che schifo. Vabbè, passiamo alle mani, dai, su via. Sì, questa cosa è veramente schifosissima. Se siete delle persone impressionabili, magari non fatelo e skippate il video. Ok, eccomi qua, vi ho un po' avvicinati perché altrimenti non vedete quello che faccio sulla zucca e adesso è arrivato il momento veramente divertente, ovvero scegliere più o meno la faccia della nostra zucca, capire quale vogliamo che sia il davanti. Nel mio caso ho deciso questa parte perché è più tondeggiante. Sono così, questa posizione è comodissima. E niente, quindi andiamo a disegnare. Vi consiglio di usare o una penna o un pennarello che poi riuscite però a cancellare. Facciamo degli occhi a triangolo, direi. La precisione non è importante in questo caso. Poi un piccolo naso, sempre a forma di triangolo. E adesso la bocca, che per me è sempre la parte più difficile. Allora, vediamo un po'. Questa è più o meno la faccia che voglio dare alla mia zucca. Non so quanto riuscirete a vedere perché il pennarello è molto fine. E niente, adesso semplicemente con il coltello vado ad intagliare. Il primo occhio è fatto. No, gli ho staccato anche i denti. No, mannaggia, è venuta una bocca orrenda. Vabbè, dai, può essere comunque, può avere il suo perché. Adesso con il pannetto di prima vado a togliere un po' i rimasugli del pennarello. Dai, in fondo non è venuta così male. È un po' brutta la bocca, però almeno ci passerà più luce. Adesso, per illuminare la nostra zucca, andiamo con le lucine. Io tra l'altro uso queste qua, che a loro volta hanno delle zucche in mezzo. Le accendo.
Le metto dentro. In questo modo qua. Richiudo. Oddio. E non ci resta che fare la prova luce. Ok, io direi che fa veramente la sua porca figura. Allora, la nostra torta è uscita dal forno e ha più o meno questo aspetto, che direi che è abbastanza brutto. Però adesso proveremo a decorarla. E che cosa ci serve per decorarla? Caramelle gommose a forma di verme. Purtroppo io ho trovato quelle che frizzano, quindi temo che il risultato sarà un po' schifoso. Poi, Oreo, che dovremo spezzettare in modo da far pensare ad una sorta di terriccio. Della Nutella in caso fallisse la panna montata, è appunto la panna montata. Dobbiamo fare dei fori qui e andare ad inserire i vermicelli. Ok, più o meno forato così. E adesso apriamo i nostri vermicelli e andiamoli a mettere dentro ai buchi, in pratica. Non molto buoni. Il risultato poi è più o meno questo qui. Fa un po' schifo, eh. Ok, allora, la cosa della panna è stato un fail, perché ho scoperto leggendo l'etichetta, io devo leggere le etichette con più attenzione, che in pratica dovevo montarla 12 ore prima dell'utilizzo. Quindi niente panna, ma useremo la Nutella, che metterò un pochino sopra, e poi andrò con gli Oreo per fare la fake terra, insomma. Come fare con gli Oreo? Prendiamo un Oreo, lo spezziamo in due, ok? Andiamo a grattare via la parte bianca. Ok, allora, a questo punto ci servirebbero dei sacchetti gelo per mettere dentro gli Oreo e batterli. Io non ce li ho e userò le buste dell'umido. Io sapevo che questa cosa era un fallimento fin dall'inizio. È la busta dell'umido che non sia l'apice. L'apice mai raggiunto in questo canale. Bene, bene, bene. Beh, noi ci proviamo comunque. Allora, adesso facciamo così, chiudiamo un pochino. A questo punto servirebbe un mattarello, ma come sapete io non ce l'ho e tiro fuori sempre il mio vecchio e amatissimo portaspaghetti. E andiamo a distruggere gli Oreo. No, dai, più o meno. Cerchiamo di fare una cosa rapida e indolore. Ok, vabbè, qualche pezzetto è rimasto più grande, però direi che più o meno con l'effetto terra ci siamo. Non so quanto si veda poi dalla fotocamera, però insomma ci siamo. Quindi adesso spostiamo lo schifo da quella parte. È giunto il momento della verità, ovvero mettiamo la Nutella e questa roba qua. Proviamoci perlomeno. Procediamo con la Nutella, che in realtà è pochissima, quindi sarà un fail. Che noia. No, dai, forse riusciamo. Perché tanto non è che deve andare dappertutto. Tra l'altro non riesco neanche a spalmarla perché è troppo poca, mannaggia. Dovevo dare retta alla tipa del supermercato che mi ha detto: no, ma questo va in confezioni da 6. Io le ho detto: no, ma non importa, me ne serve davvero poca. Invece no, me ne serviva tanta. Un verme uscito dalla sua tana. Forse questa cosa andava fatta prima di mettere i vermicelli, però vabbè. Inutile dirvi che questa roba è una bomba di calorie. Okay. Tra l'altro nell'impasto ho messo anche più burro del dovuto perché ho sbagliato tutto. Ok, a questo punto la situazione è più o meno questa. Non so quanto si possa vedere, ma insomma c'è un po' di Nutella, un po' di vermetti. E procediamo con gli Oreo, che io andrò a spargere più o meno abbondantemente sulla superficie. Ok, adesso però distribuisco un pochino meglio, alcuni non sono spezzati molto bene e finisco di spezzettarli. Ma ragazzi, vi dirò che il risultato a me sembra ottimo, eh. Cioè, schifo fa schifo, ma effettivamente doveva fare schifo. Ne mettiamo qualcuno in più per dare, insomma, una parvenza. Ed ecco qui la nostra torta di verme. Ma adesso la lasciamo un attimo al suo posto e veniamo all'ultimo dettaglio importantissimo della nostra serata di Halloween, che non può assolutamente mancare. Tra l'altro io spero di non avere della Nutella o del rossetto sui denti, perché sarebbe molto imbarazzante, oltre alle mani tutte sporche di biscotti. Quindi adesso, anche se non mi vedo, pazienza,
Andiamo a usare il tè blu, che sarebbe tè di ibisco. Questo l'ho trovato su Amazon, nel caso vi lascio il link qui sotto. E niente, prendiamo la bustina. La mettiamo dentro e attendiamo che diventi blu. Ok, il tè è abbastanza blu, direi. Possiamo togliere questo coso. Oh mio Dio, guardalo. No, ok. E io direi che possiamo aggiungere del limone, perché se aggiungete del limone il colore cambierà, perché non so, ci sono delle robe chimica che io non capisco, e quindi diventerà tipo fucsia, anzi forse un po' più violino. Vediamo un po' questo effetto meraviglioso. Sì, un pochino si sta trasformando in viola, non so quanto si possa vedere dalla fotocamera, però sì. Ok, per renderlo un po' più bevibile aggiungeteci del miele, perché altrimenti sa solo di limone. Molto bene, siamo giunti alla fine di questo video vissuto molto male, dato che io ho sbagliato praticamente tutto. Vabbè, non importa. Ma abbiamo la nostra bellissima torta, che fa molto schifo, speriamo solo che sia buona. Non ho il coraggio di assaggiarla in camera, perché non ho il coraggio. E poi abbiamo il nostro magnifico tè blu, che adesso è diventato un po' viola, ma forse da... cioè non si vede un cazzo. Ma vi assicuro che è viola. E niente, poi abbiamo la nostra bellissima zucca intagliata, quindi siamo prontissimi a festeggiare Halloween. E niente, qui sotto trovate ovviamente tutti i riferimenti del caso per comprare le cose che ho trovato e eventualmente le ricette, però fatte bene. E basta, quindi buon Halloween e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home. Everyone hail to the pumpkin soul. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.